hanno messo nelle mani del destino le loro vite di militari, professionisti e uomini al servizio del bene della collettività e della salvaguardia della vita dei cittadini fanesi. A vederli questa mattina nell'affollatissima Sala della Concordia del Comune di Fano per la conferenza stampa di fine emergenza bomba, gli sminatori della Marina e dell'Esercito non lasciavano trapelare alcuna emozione. Per loro, abituati agli scenari di guerra di mezzo mondo, questa è routine. Ma maneggiare un ordigno come quello che hanno messo in sicurezza nel corso della nottata era come giocare a dadi con la morte. La bomba da 250 kg con al suo interno 150 kg di esplosivo avrebbe potuto esplodere in qualsiasi momento delle operazioni, uccidendoli sul colpo. Un'operazione conclusasi nel migliore dei modi, ha sottolineato il prefetto di Pesaro ed Urbino, Carla Cincarilli, che assieme al capo di gabinetto, Antonio Angeloni, ha seguito tutta l'evoluzione e gli sviluppi della situazione fino a presiedere alle 19 di ieri il vertice interforze nella sala emergenza del COC del Comune di Fano per decidere i termini dell'evacuazione. Come esercitazione è andata benissimo. Quindi, no, ci è servito anche per intervenire e mettere a puntino anche alcuni particolari del piano di evacuazione. Vista la classificazione di pericolo massima denominata Alfa, ai militari si sono presentate due possibilità. La prima, seguire il protocollo, ovvero evacuare tutti i residenti nel raggio dei 1816 metri dall'ordigno e farli stare fuori dalle loro case per le 144 ore e non toccare l'ordigno e quindi poi operare in sicurezza al disinnesco. Oppure agire subito, evacuare comunque 23.000 persone, ma allontanare la bomba e far rientrare tutti nelle loro case al termine delle operazioni. Ma questo comportava maneggiare l'ordigno a rischio e pericolo della propria vita. A far pendere l'ago della bilancia verso l'opzione B sono stati 150 residenti inamovibili dalle loro abitazioni. Le loro vite, la loro incolumità contro la vita di 5 artificieri e altrettanti incursori della Marina. Il valore di 1 a 15. Abbiamo avvicinato il più possibile l'ordigno alla battigia, quindi l'abbiamo portato nelle prossimità proprio dello specchio acqueo. A quel punto l'abbiamo imbragato e l'abbiamo rimorchiato fino a portarlo in galleggiamento, perché prima appunto nell'operazione di imbragaggio abbiamo collegato un cilindro di sospendita, quindi una volta arrivato a un fondale sufficiente è rimasto praticamente sospeso. A quel punto è stato rimorchiato fino ad arrivare alla zona di sicurezza che avevamo individuato. Difficoltà nelle difficoltà, un cavo lungo 400 metri per far passare in uno spazio di 20 metri un ordigno così, insomma, di elevato potenziale. Sì, la difficoltà appunto è stata quella di, diciamo che dal mare aperto alla spiaggia c'è la zona dei frangiflutti, quindi rimaneva uno spiraglio di circa 20 metri. Non tutti i 20 metri usufruibili, quindi per passare con l'ordigno, quindi è stato particolarmente difficile, perché bisognava fare questo tiro sicuramente dritto e farlo passare nella zona quella prevista. Molti telespettatori si chiedono quale sarà il destino di questo ordigno adesso a questo punto. Sì, ora possiamo attendere le famose 144 ore entro il quale quindi non sarà più così pericoloso. A quel punto interverremo per farlo brillare. Beh, abbiamo realizzato un'attività in tempo record sicuramente, in pochissime ore eravamo già sul punto nel quale è stato rinvenuto l'ordigno. È sempre un tempo record, grazie anche alla prefettura sicuramente, e siamo riusciti ad organizzare un'attività così complessa. Vi è mai capitato un'operazione di questo genere con tanti fattori così in campo, in gioco? Beh, questa attività, come ho già detto, è più unica che rara. Si sono andate a sommare una serie di coincidenze, tra la quale anche devo ammettere la fortuna di avere la vicinanza del mare,
che è stata la chiave di svolta, la soluzione che ci ha permesso di riuscire a risolvere così brillantemente questo intervento. Comunque, sia per l'opzione A che per l'opzione B, 23.000 persone andavano evacuate nel più breve tempo possibile, dato che alle 2 del mattino i militari avrebbero deciso se operare subito o nel corso della mattinata, avendo chiesto tempo sino alle 13 di oggi. Decisione presa in un'ora e mezza con una riunione fiume al COC di tutte le componenti coinvolte. Primo cittadino in testa che passerà alla storia per il sindaco che ha evacuato nel migliore dei modi un terzo dei cittadini fanesi. Quello che mi piace sottolineare è la capacità organizzativa che abbiamo messo in campo, che, se mi consentite, mi viene da dire che è anche una conferma, perché una volta può essere una fortuna, ma lo abbiamo dimostrato con l'emergenza neve, lo abbiamo dimostrato prima con l'emergenza idrica, con le esondazioni, con l'evacuazione, l'abbiamo dimostrato con gli allagamenti causati dall'erosione del mare, per cui questa è una città che ha un tessuto straordinario fatto di competenze, professionalità, di volontari straordinari, e qui veramente hanno messo tutti anima e corpo. Nel perimetro incriminato era compreso anche l'ospedale Santa Croce. Problema nel problema. Coordinazione e decisioni rapide hanno portato alle migliori soluzioni, ma era inevitabile, ahimè, che oggi tutta l'attività di routine dell'ospedale subisse dei rallentamenti. Allora, quello che chiedo in questo momento è calma e pazienza, perché l'abbiamo già detto ieri sera, forse la comunicazione non è arrivata abbastanza chiara, tutti gli interventi programmati sono bloccati e il pronto soccorso si ripristina alle ore 13. Noi stiamo ripristinando la situazione all'interno, stiamo riportando i malati nelle loro stanze di degenza, quindi quello che vi chiedo è pazienza e calma. I pazienti che avevano delle visite programmate, interventi programmati, verranno richiamati a uno dagli operatori. Quando più di un terzo della popolazione deve essere evacuato nel giro di poche ore, sono tante le variabili e le forze da mettere in campo, e in effetti lo sono state. Oltre 100 agenti tra polizia, carabinieri e guardia di finanza provenienti dalle città vicine e anche da fuori regione, 140 volontari di protezione civile, 80 unità della Croce Rossa Italiana con 13 mezzi sul campo, 30 agenti della polizia locale di Fano e 70 militari dell'esercito provenienti dal 28° reggimento Pavia di Pesaro. Inoltre anche gli autisti dell'AMI adibiti al trasporto sui mezzi dell'azienda degli evacuati, e poi unità del 118 e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, oltre ai vertici regionali della protezione civile e i militari dell'esercito del reggimento Genio Ferrovieri di Castelmaggiore e quelli della Marina dello SDAI, gli sminatori palombari di Stanza ad Ancona. È un evento più unico che raro, quello di trovare una bomba inesplosa di questo tipo con questo innesto, e quindi siamo contenti perché alla fine tutto è andato bene, nessuno, come dire, si è fatto male, e questo per noi era fondamentale. Crediamo di aver creato dei disagi alla popolazione, ci mancherebbe altro, ne abbiamo spostati 23.000, ci mancherebbe che non fosse questo. Crediamo di aver, come dire, coordinato e supportato la popolazione che aveva bisogno in ogni modo, anche con l'aiuto di tutti, e quindi siamo soddisfatti di come abbiamo portato avanti questa operazione.